Fuori onda ho fatto i miei complimenti a Di Fabio perché oggi ho visto veramente una maceratese che ti ha dato ragione. Io dopo la partita di sabato scorso contro il San Nicolò ti avevo detto, no, che avevo visto una squadra debole anche dal punto di vista atletico e tu l'hai subito escluso, e oggi si è vista una maceratese tonica che ti ha dato ragione. Sì, mi è piaciuta moltissimo, questi ragazzi hanno dimostrato ancora una volta che cadono e si sanno rialzare in fretta, quindi c'era bisogno di un certo tipo di prestazione oggi per cancellare ogni dubbio, ogni incertezza su questa squadra, e ancora una volta questi ragazzi sono stati fantastici perché hanno fatto una partita di grande temperamento, non concedendo praticamente nulla alla Miternina e nello stesso tempo rendendosi spesso pericolosa. Ma questa discontinuità dal punto di vista così di concentrazione dipende dall'usura del campionato? Guarda, io penso che noi veniamo da 9 risultati utili consecutivi, l'unico pareggio dove i ragazzi hanno mollato un attimo inconsciamente è stato quello di sabato, perché 11 contro 9 avevano pensato di aver vinto. Ai Isernia, non sono abituato a prendere scuse, però ho sentito anche altri allenatori, altre squadre che dicevano che era impossibile giocare in un campo del genere. Sicuramente con l'inferiore numerica avremmo potuto fare qualcosa di più, però loro hanno dato il massimo. L'unica partita è stata quella di sabato. Noi continuiamo il nostro percorso che ci vedeva oggi affrontare una squadra che aveva vinto già 6 volte fuori casa, era molto pericolosa, e i ragazzi sono stati bravissimi. Adesso passiamo una bella Pasqua, capito così? Anzi, faccio gli auguri a tutti quanti, si capisce, e poi ci prepariamo per andare a fare delle buone cose a San Cesare. Ecco, allora, venendo nel programma prossimo della Maceratese, questa partita con il San Cesare, qualche rimpianto per i punti persi un po' per strada e per un significato che questa partita avrebbe potuto avere se sì, non sì. fosse successo? No, questo. Ma sicuramente ci sono, l'unica cosa che ci dispiace noi è questo, perché abbiamo perso questi 3 pareggi, in pratica hai perso 6 punti, hai preso 3 punti e potevano essere benissimo 9, e quindi ti rimane il rammarico che magari potevi ancora lottare per qualcosa di importante. Però quello che dico sempre ai ragazzi, noi bisogna guardare avanti, affrontare ogni partita e cercare di dare il massimo ogni partita, raccogliere più punti possibili per arrivare più in là possibile. Poi, in classifica arrivare non si sa, perché la matematica non ti dà torto, no? Infatti finché non ci dà torto noi daremo il massimo ogni partita fino alla fine. Vabbè, tanti auguri di Fabio, grazie. Noi siamo scesi in campo temendo la Maceratese e sapendo che i biancorossi dovevano tornare alla vittoria dopo 3 pareggi consecutivi. A Scoppito ci era sembrata, come abbiamo più volte detto, una delle migliori squadre del torneo. Sapevamo le loro caratteristiche, sapevamo i loro punti di forza. Abbiamo impostato una partita tenendoci un po' più bassi e cercando con attenzione di ripartire per fare male. Purtroppo l'episodio del rigore ci ha un po' scombussolati i piani. E c'è da discutere sull'intervento sul difensore della Maceratese Russo da parte della sua squadra, sul rigore, insomma, la decisione dell'allenatore. No, il rigore è sacrosanto, non c'è nessun dubbio sul rigore. Poi c'è stato, fra il rigore e il raddoppio di Horta, una fase nel primo tempo soprattutto dominata da voi, controllata molto bene a centrocampo, però con poca pericolosità. Sì, abbiamo preso in mano il gioco e soprattutto a centrocampo siamo riusciti a gestire un pochino meglio noi la palla proprio nel periodo che va dal primo gol, dal rigore, fino alla fine del primo tempo e poi anche l'inizio del secondo tempo. Purtroppo lì davanti abbiamo sfruttato con poca cattiveria le poche occasioni che ci sono capitate, quella di Bocchino del primo tempo soprattutto, quella di Gizzi il secondo tempo, quindi poca cattiveria. Donzelli espulso nel finale, che è successo? Doppia ammonizione? Sì, la prima per un fallo. La seconda io ho lasciato la palla perché la mia zona era libera, allora ho lasciato la palla al mio compagno per tornare alla mia posizione e l'arbitro credeva che io volevo sprecare tempo e doppia ammonizione e espulsione. Peccato, perché salti in questo modo la partita di Roma con San Cesare, a cui tenevo, immagino, no? Sì, era una bella partita, tutti volevano giocare quella partita. Però tutti volete giocarla per cercare di
una vittoria di onore, no? Perché ormai la promozione penso che sia abbastanza lontana, però non si sa mai. All'andata noi con loro abbiamo vinto. Sì, no. Di onore nel senso di prestigio, certo, più che di classifica, no? Perché ormai penso che voi siate in una situazione di tranquillità relativa per i playoff, ma di sì, però pratica impossibilità di raggiungere ogni partita bisogna, ma ormai sono rimaste. Senti Donzelli, tu ormai sei, nonostante la tua giovanissima età, sei un senatore della Maceratese, non pensate mai a tutti i punti persi, sì, per strada? Abbiamo lasciato tanti punti per strada, con rimpianto quindi. Sì, però Poi una domanda tecnica, nel settore tuo, il settore di attacco, il settore mancino dell'attacco della Miternina, c'era una maggiore pressione, cioè molte azioni partivano dalla zona tua, insomma, no? Sì. Un impegno grosso da parte. Sì, sì, vabbè, io ogni domenica chi trovo devo marcare Marco. Però oggi con una particolare insistenza da parte della squadra avversaria di giocare nella tua zona, ecco, attaccando molto da sinistra. Non c'ho problemi, chi si viene sotto. Però domenica hai visto sabato Porfiri in campo, qualche problema, dai, di, ce l'hai avuto? Voglio giocare anch'io ogni partita. Però vabbè, adesso Perofini giocherà con il San Cesareo e tu rientrerai, poi ci abbiamo altre due trasferte importanti, no? Quella di a Roma nel penitenziario e quella con Agnone, quindi sì, avrai modo di riparti. Poi sì, sei un ragazzino, quindi ciao. Carfagna oggi ritornato in campo, tanta sicurezza in porta, non grossissimi problemi, qualche zuffa con gli avversari, gli attaccanti, qualche congizia ad esempio. Ma sì, vabbè, cose che capitano, ma io in campo c'è sempre da lottare e poi finita la partita torna tutto tranquillo. Senti Carpagna, l'unica incertezza, quel tiro dalla distanza che dove tu hai coperto con il corpo, un po' sorpreso. Sì. No, vabbè, io perché ero pronto, beh, non aspettavo che da 30 metri in pratica tirasse. Ero pronto per uscire, quindi mi ero fatto un po' avanti e pensavo di andare a prendere la palla alta. Invece un po' il vento contro, un po' lui che ha tirato, ho preferito non rischiare mettendo il corpo fuori. Sì, no, hai fatto bene. Ecco, oggi una difesa che non ha concesso nulla a un buon attacco come quello della Miternina, poi soprattutto una squadra che aveva vinto 6 volte in trasferta, una vittoria in meno rispetto al San Cesario, quindi al vertice delle trasferte. Era temuta da voi? Sì, sì, per noi non è stata una vigilia facile perché venivamo dal pareggio di sabato e comunque avevamo un po' gli occhi di tutti addosso e sinceramente avevamo tutto da perdere perché se facevamo un altro risultato, un pareggio, una sconfitta, eravamo morti. Ecco, adesso voi oggi il pubblico si è riconciliato, mi pare, con voi e adesso avete la grande occasione di fare una partita dove avrete tutto da guadagnare e niente da perdere a Roma col San Cesare. Sì, sì, infatti questa sarà la partita della vita. Questa vittoria è stata importantissima per riprendere un attimo il cammino che avevamo lasciato, per prendere un po' di fiducia, passare una buona Pasqua e andare a giocarci tutte le nostre carte a San Cesario. Carte per ancora puntare in alto o carte di prestigio? Ma a questo punto non dipende tanto da noi. Se gli altri si fermano come abbiamo fatto noi, possiamo recuperare. Però noi pensiamo partita dopo partita. Ecco, la speranza è l'ultima dea. Grazie, auguri e grazie.